invitato, ogni anno mi invita, mi fa molto piacere e lavorando qui stasera mi sentirò ancora più energica perché tutti questi giovani mi danno tanta energia e anche positività. Grazie. Beh, Marianna sta facendo la regina. La regina, sono anche una guina discussa. È riuscita, Orietta, veramente a farsi amare da una generazione che la venera. Io vedo ragazzi giovanissimi con la maglietta, con la faccia di Orietta Berti. Ieri, durante le prove, lo possiamo svelare, ha provato ieri sera, ovviamente a porte chiuse, ma c'erano i ragazzi incantati. È rimasta ore ad ascoltarli e a farsi ascoltare. E l'anno scorso, in tutti i miei concerti, la maggior parte erano tutti ragazzini. E venivano col telefonino e sul telefonino c'erano le canzoni mie del passato, i miei vecchi tormentori, no? E me le richiedevano e loro le sapevano tutte. A memoria, esatto. Io quasi quasi non le ricordavo quasi più. Facevano la gobbo loro, vedi, da suggeritore. Sì. Questa è la bellezza del festival della Generazione Z, vedere Big Mama e Orietta Berti davvero come trade union e come grande visione, sì, no, del futuro. La e musica è così. Sì. Una età. Io non so che aggiungere. Avvicinati che così magari facciamo. La sorpresa era pure per me, io non lo sapevo, non me l'aspettavo. Io. Che bello! Vai, avvicinati a Orietta, Mariana. Vai vicino a Orietta che così magari anche per le foto sicuramente. Guardate che bella immagine che è vedervi insieme così. Ce l'hai il pass? Giustamente si preoccupa del pass, è ovvio. Ma intanto lo metto qui per le foto. Ma certo, occhio che sennò poi non ti fanno passare senza pass. Applauso. Come è commossa. Io ero vestita a rete pistacchio da. Per portare un po' di primavera che non arriva. Ma ha detto pure l'ora di pranzo dovrebbe arrivare. Sì, abbiamo già controllato. Siamo organizzati in tal senso. Grazie. Grazie mille a tutti.